Devo menare. No, ma scusi, ma lei chi è? Io te gonfio, eh? Chi è lei? Chi so io? Certo. Ma chi sei te? Io sono Hermes Cassiodoro, faccio parte della Security, sono della sicurezza qua. Sono stato ingaggiato da questa meravigliosa festa di Cerveteri che mi onora di fare la sicurezza a me, e rappresento la mia società che è la Ti Devo Menare SRL. Io sono il picchiatore unico della società. È una società che fa tutto fratturato, quindi è una società di quelle regolari. Fratturato? Che non si scherza, fratturato a te. T'accartoccio come una stagnola, io a te. Un attimino. Te gonfio, te devo menare. Ma non ho capito perché mi vuole menare, perché? Come perché? Mi hanno detto vai a menare, mica ce l'ho con te, è il lavoro mio. Ma facciamo un altro giorno. Noi famo tutto, famo butta fuori, butta dentro in discoteca, recupero crediti, o riunioni di condominio, organizziamo risse, sediamo risse, famo tutto. Ma scusi, ma ci possiamo conoscere almeno un po' meglio? Possiamo fare venerdì? Venerdì è un bel giorno per... Venerdì? Per menare? Sì. Rimandiamo, dici? Sì, venerdì. Vabbè, famo venerdì te strumo proprio. No. Aspetta, no, venerdì c'ho un impegno, donna dal dentista. Ah, c'è la... Sì. E ti lavo io i denti? No, vabbè, ma il dentista mi fa anestesia però. E te la faccio pure io con i guantoni, no, ti spegli no, più, vedi? No, facciamo così allora. Il dentista mi leva, ma mi rimette pure i denti. Ah, ti rimette? E io ti ridò. Ah, grazie. Ti metto dentro una buzzina, ti porti a casa, okay. Va bene? Ti levo tutti, guarda, ti accorgi proprio. Senta. A me tre cazzotti gli sputi tutti, quanti sono? 37, 38, quanti denti c'è? Facciamo così, facciamo sabato e tagliamo la testa al toro. Si fa per dire, Sabato per menare? Sì. Sabato? Sì. Vabbè. Sabato allora vengo con la betoniera da sciacco come la cicca, no, va bene? Pure sabato. E domenica. Domenica. No, domenica non posso io. Ah, non può domenica? No, non posso. E come mai? Perché devo andare allo stadio domenica io. Ah, va allo stadio? E che squadra ti fa? Per nessuna squadra. Scusi, che ce va a fare? Per menare, mo ma rotta, oh! Ma stufato, via qua, via te. Senti, noi siamo fatti tutte queste chiacchiere, la gente mica è venuta qua. Via te sti due cazzotti e poi me ne vado, ma me fa il lavoro mio, no? Guardi, facciamo martedì. Martedì. Martedì? Sì. Per menare? Sì. Vieni te da me, vero? Sì, vengo da te. No, perché martedì devo menare un altro io. Ah, magari sei stanca. Allora, mi devo svegliare la mattina, devo scendere, devo andare a cercare, perché non è che vengono tutti come te a casa a farsi menare. Gente scattaiola, capito? Se nascondono, devo andare a cercare, o devo trovare, o devo gonfiare, poi torno, magno, dormo, fa mai quattro. Ai 4 è perfetto, è un orario perfetto. Ai 4 te vieni, io sto a via dei Lividi 37, angolo piazza dei Contusi, là proprio via dei Lividi lì, sì. 37 c'è, sul citofono ci trovi scritto 1, tu citofoni, capito? Ma come mai c'è scritto 1? Ma saranno pure cazzi mia, no? Certo. 1 c'è, tu citofoni, io dico chi è? Certo. Tu dico quello che devo prendere gli schiaffi l'altro giorno, domenica. Io scendo, mi porto il click, do una cliccata e torno su, va bene? Puntuale, puntualissimo, meno male. Io martedì alle 4 sono da lei. Alle 4, va, prima che scendi verso, va, grazie. Dai, grazie, va. Grazie. Oh. Buonasera! Noi, Ti Devo Menare SRL, una persona qui presente, io sono qui per svolgere il mio servizio di sicurezza, quindi faremo un piccolo controllo con i miei collaboratori, cioè in realtà io perché i collaboratori ce l'ho ancora, non c'ho i soldi, e faremo dei controlli a campioni, vuol dire che troviamo solo chi è campione qua, qualcuno che è campione di qualche cosa, De Brisco, la 37, controlliamo lui, controlliamo tutti i campioni e vediamo se ci sono corpi contundenti dentro le borse o nascosti addosso, piccola perquisizione per la vostra sicurezza, ve lo dico prima. E che vuol dire contundenti? I bambini lo sanno, a scuola insegnano. Contundenti si chiamano contundenti perché vanno sui denti. E quindi vedete che c'è, ogni parola ha i suoi i significati. Quindi, allora, intanto cominciamo a dire che la gente normalmente, quando si trova a contatto con servizio di sicurezza come il mio, dove io meno e basta, non parlo meno, a me se meriti di meno.
ridete col comico, con me se ride, guarda, ancora, ridi ancora, ancora ridi. Sei attento, io ti do gli schiaffi a 2-2 finché ti faccio sentire gli schiaffi col Dorbi Surau, mica scherzo, sei attento. Allora, una volta c'erano i film quelli belli, chi si ricorda, Bruce Lee, L'urlo dei cenni fa incazzare pure l'Occidente, dove menavano, che menavano proprio, che si sa, l'unica cosa che non mi è mai piaciuta è Bruce Lee, sti miagoli che facevano, che secondo me era pure poco, non si diceva, poi a uno, e dai, e sai a menà, fai al serio, no? L'urlo di Cerne, poi arrivano i miagoli, no? Ecco, Bud Spencer e Terence Hill, che facevano dei film di menare meravigliosi, oggi non si fa più, perché se parli di menare è violenza. Allora io dico, e ve lo dico in modo chiaro, il menare non è violenza, è la prima forma di comunicazione dell'essere umano. Come ha cominciato a comunicare l'essere umano secondo voi? Lo sapete? Ve lo dico io, questa è storia antropologica, hai capito? Non è vero che la gente ha cominciato a parlare, gli uomini primitivi non parlavano. Sai perché hanno cominciato a parlare? Perché hanno cominciato a menarsi. C'era il cacciatore che andava a caccia, erano due o tre cacciatori, puntava la preda, mentre la puntava quello vicino, tum, tirava la freccia, gli fregava la preda, quello, pam, calcio sui sticchi, quello faceva, ah! È nata la lettera A! Non ridete, è così! Quello si gira, oh! E c'è, ah, oh! C'è già, oh! Gli dà un cassotto in faccia, pam, quello, aia, aia, è arrivata pure la lettera I, e così piano piano si è evoluto il linguaggio, a voglia. Quindi noi ricordiamo le nostre tradizioni, abbiamo iniziato menandosi, se menevamo e basta, mo chiacchierano, però noi se menevamo. Quindi io sto qui per ricordarvi questo. Io sono stato sempre un pugile, vabbè, adesso ho passato un po' d'anni, ma ero pesi mezzi da ragazzino, pesi mezzi, mezzi scemi, perché me ne avevamo pure all'arbitro noi. E io ho fatto la carriera proprio pure incontri quelli, io sono quello che ha menato e ha fatto l'incontro a Manlio Brodetti. Chi se lo ricorda a Manlio Brodetti? Detto il sifone, si chiamava così perché gli avevano dato un cazzotto in faccia e gli era rimasto il labbro allebrato, quando mangiava il brodo sembrava il sifone. Manlio Brodetti, ancora mi ricordo, la finale è stata una cosa. Dunque, stavamo su ring, comincia l'incontro, ben primo round, io comincio, mo studio, c'avevo un gioco di gambe, c'avevo, mo studio, diverso via il fegato, adesso appena si avvicina, come si è avvicinato, io vado per caricare destro, pom, pom, destro, sinistro, su, mi ha dato a tappeto, sono andato a tappeto la prima ripresa, mi rialzo, neanche ha contato l'arbitro, mi rialzo, ho ricominciato, mo studiavo, mo te faccio vedere io che te faccio a te, mi avvicino, vado per dargli il sinistro, come va, alzo il sinistro, pom, pom, un altro due cazzotti a tappeto un'altra volta, sempre la prima ripresa. Mi arso, non ci vedevo più perché mi si era aperto l'occhio, mi hanno causticato, ero barcollante, dico adesso prima della fine della prima ripresa, vedrai che te faccio, vedrai che te. Ma avvicino, sto per dargli in destro, mi arrivano dritto in faccia, vado a tappeto. A un certo punto gli ho fatto passare i 5 minuti più brutti della vita sua. Si credeva che era morto, hai capito? Ah no? Ah, questo ero io quando ero giovane. Poi sono andato a lavorare ai mercati generati, anzi prima lavoravo in un'orcineria, ma tanto è inutile che dico perché è durata poco, ammazzavo i maiali a schiaffoni praticamente, ammazzavo a sete, era al lavoro tranquillo, c'avevo il sinarino, c'era sto rullo con questi maiali che passavano, come passava uno, pam, una botta secca, non sentivano niente. Ogni tanto qualcuno mi scappava, ma tanto non dannava, se piava sti 5 minuti di vita in più. Tanto qua sotto mi doveva capitare. Una volta per sbaglio ho piata la moglie del direttore. Sta matta si era messa in fila che i maiali, quando mi è passata sotto, pam, ho presa, è volata via, stanno ancora a cercare.
e a me mi hanno mandato via, e così sono andato a lavorare ai mercati generati, appunto, dove dicevo che sono stato un po' di tempo. La mattina scaricavo i cassetti e stavo bene, e un giorno è arrivata una di queste a cinepresa, no, a telecamera che arrivano a televisione, e mi fa: senta, scusi, era nelle 5:30 del mattino, io stavo a scaricare i cammi, e lei lavora qui? Dico: no, io vengo qui alle 4 tutte le mattine a fare ginnastica, signorina, mi diverto tanto. Dice: noi veramente vorremmo fare un'indagine di mercato, sai quelli che quando in televisione sanno più che ti vanno fuori dalla telecamera, rompe i coglioni a quelli che lavorano, no, quelli proprio, no? Gli faccio di conversa: ma al mercato, signori, che volete fare? Dice: no, noi vorremmo parlare del caro vita. Dico: ah, dica. Dice: le vogliamo fare una domanda, ma se lei, no, va al mercato e trova i zucchini a 7 euro al chilo, che fa? Dico: io niente, ma come mi mangio i zucchini? Dice: no, ma mettiamo il caso, che fa? Dico: signori, io se vado al mercato e trovo i zucchini a 7 euro al chilo, vado da quello che vende i zucchini e gli do una tavolata in fascia di taglio, così da sotto a sopra a spizzare, tum, così. Quando vede che lui si innalza e poi si accascia dietro al bancone, lei fa il giro del bancone, lo guarda e gli fa: scusa, quanti gli fai i zucchini? Vedrai che se hai preso bene, lui da sotto ti fa uno. Questa mi guarda un po' strana, mi fa, dice: ah, senta, le potremmo fare un'altra domanda? Dico: dica. Dice: adesso sai, c'è l'estate, il caro vita, è tutto più caro, tutto più caro, lo sa bene? Dico: lo so, sì. Dice: ma se lei va a un posto di mare e le chiedono per la notte davanti al mare una camera d'albergo 250 euro, che fa? Dico: signori, io 250 euro manco vivo una settimana, vado a dormire una notte, a dormire, ma mette che lei che fa? Dico: che faccio? Niente, vado da questo e gli dico: senti, ma fai vedere questa camera per favore prima. Quello ti porta su, ti fa: guardi signore, questa è la camera, apre la finestra, questa è la vista, mentre sta a tirare i denti tu da dietro, pum, dai il cassotto da dietro e lo metti a sede. Lo metti a sede e cerchi un comodino, che di solito ci stanno sempre a queste camere. Prendi il comodino e io un carchi sulla capoccia. Poi apri lo sportelletto, se gli ha messo bene te lo dovresti trovare proprio, se no ti aggiusti, c'è un attimo, non è che E poi cominci e dai 20, 30, se c'è tempo pure una quarantina di sportellate in faccia. Quando vedi che ha amalgamato bene, chiudi lo sportelletto, lo prendi con una mano dietro ai garzoni, una sulla collottola, lo porti al gabinetto e con la capoccia gli fai smurare i sanitari del bagno. Pum, via la tazza, pum, via il bidette. Dopo lo rimetti a sede, gli sfili il comodino, mi raccomando piano perché ci potrebbero essere dei danni tra la terza e la quarta, e gli fai: senti un po', ma mio, ho capito, ma quanta fate sta camera? Vedrai che lui ti dice: niente, c'è la promozione, è gratis, c'è pure la prima colazione inclusa. E ci va tanto, no? Io ho mia moglie e una figlia, c'ho una figlia che è un amore, mia figlia è anestesista, cazzo te li dico, è anestesista, perché può fare anestesista, eh? Ah beh, ridi, vogliate che fa tua figlia, eh? Anestesista. Vabbè, per capire se quella che scioglie i gnocchietti di grasso dai chiappe delle signore, come la chiami? Ha fatto il corso dell'anestesista, è andata benissimo, è stata una delle prime, brava, solo che poi hanno detto: dice, fate pratica a casa. Mi fa: papà, io devo fare la ceretta. A chi gli ho detto? Dice: ma ti vuoi depilare? Ma che mi voglio depilare? Ma fallo con tua madre, Porella, mia moglie, poi Porella che mai in vita sua, mia moglie è un po' irsuta di suo, no? È pelosa, però lei è via, pure a me, è una persona, è naturale, mia moglie, sono naturale pure io, siamo naturali a casa. Ho detto: senti, queste cose falle a fare quei signori fuori, lasciaci perdere a noi. Anzi, alla fine chi ha preso Porello? Zoro, il cane mio.
che è uno spinone nero, poraccio, mamma mia. È uscito che sembrava un verme.